Signori e signori, Messi è campione del mondo. 3 l'Argentina, 3 stelle, 3 come i gol, i 3 gol segnati in questa partita. Una finale assurda, una finale che non ha senso, una finale che rimarrà nella storia. Messi che, dopo aver raccolto lo scettro di Maradona, arriva nell'Olimpio delle leggende eterne. Eguaglia Maradona. Eguaglia Maradona. E diventa come il suo maestro. Completa l'ultimo obiettivo della sua carriera. Messi ha vinto tutto. Tutto quello che si può vincere. L'ha vinto Messi. E a me dispiace. Mi dispiace di non aver, di non aver visto quella finale. A Portogallo-Argentina, ma mi va bene lo stesso, sono contento per Messi, per Lautaro, per Dybala, per Paredes, per Di Maria, per Moreno, per Julio Alvarez, per Enzo Fernandez, per Emiliano Martinez, per tutti quelli che l'Argentina l'hanno tifata, i giocatori che l'hanno portata fino in finale e che hanno calciato questi calci di rigore con una sicurezza da veri giganti. E qua vediamo Mbappé abbracciato da Macron, che non so perché, però Macron che abbraccia Mbappé, perché poi si era pure scamiciato, ma Macron era impazzito, era ai gol della tripletta di Mbappé, che è una roba assurda. Anche lui ha tirato 3 rigori, 2 nei 138 minuti e l'ultimo nel calcio di rigore, ai calci di rigore. Una finale veramente che rimarrà nella storia, una finale che l'Argentina ha meritato, perché Mbappé ha praticamente giocato da solo per tutta la partita. Ha praticamente giocato da solo. Sì, è vero, si è procurato qualche calcio di rigore ai compagni, ma ha tirato tutto lui. I gol li ha fatti lui, quindi praticamente la finale se l'è vinta da solo. Vaffanculo. È l'unico che ha giocato questa finale. È l'unico che ha giocato questa finale. E lo prendono nel culo tutti quegli italiani che, tifando Milano, Juve, volevano vedere la Francia trionfare. Fate schifo. La Francia non deve essere mai tifata come la Germania. Sono due squadre che l'Italia non deve tifare. Neanche il club non può essere messo soprattutto sopra la nazionale. Perché o si tifa l'Italia o si tifa qualcos'altro, ma non si tifa Francia o Germania. Mai. E tutti quelli che l'hanno tifata non avete mai questa gioia che ho io adesso di vedere il numero 10, Lionel Messi, alzare al cielo da capitano la Coppa del Mondo. E qui c'è anche Di Maria, un altro che ha fatto una partita stellare, il gol anche lui bellissimo, anche i figli di Messi. Gli argentini sono tutti, l'Argentina è in festa, ragazzi. Io voglio andare a vedere tutti i video di tutti gli argentini, che a me mi ha dato fastidio il fatto perché gli argentini se la sono anche un po' gufata tantissimo, perché hanno iniziato a festeggiare già da un sacco, quindi avevo paura che andasse a finire come l'Inghilterra contro di noi, e invece Messi vince il mondiale. Messi alza al cielo quella coppa. E scusate ragazzi se questo video magari verrà leggermente più lungo del solito, ma bisogna festeggiare, bisogna alzare al cielo e guardare al cielo. Messi alzare al cielo la Coppa del Mondo. Adesso vediamo. Cos'è? Messi che abbraccia tutta la squadra, perché Messi ha preso l'Argentina per mano e l'ha portata fino in finale. Ed è una cosa veramente, è il culmine della sua carriera. Messi ha raggiunto tutto, ha vinto tutto e merita di aver vinto tutto. Ci sono tante leggende nel calcio, ci sono tanti giocatori forti che hanno fatto la storia, ma Messi ad oggi è entrato nell'Olimpo. Nell'Olimpo in realtà c'era anche già, ma adesso raggiunge le leggende eterne.
Ho visto anche che c'era prima Zlatan, c'era anche Ibrahimovic che sta assistendo a questa cosa. Chissà se anche Cristiano, Neymar, Luis Suarez, Lewandowski e tutti i fenomeni che a questo mondiale hanno partecipato e che sono purtroppo usciti, anzi no, purtroppo, che sono usciti e che adesso l'Argentina meritatamente, ripeto, meritatamente perché è stata uno schiacciasassi dopo la caduta con l'Arabia, l'Argentina si è rialzata e dal Messico fino alla finale non ha più perso più. E adesso vediamo. E la Francia che ancora una volta perde ai calci di rigore come nel 2006. Però stavolta non è Fabio Grosso a decretare la caduta della Francia, ma è Messi, Dybala, Enzo Fernandez, Molina e tutti gli altri. Diciamo che un mondiale con tante increspature, ma è pur sempre un mondiale. È pur sempre un mondiale e Messi ha vinto questo mondiale. E tutti quelli che continuano a rompere le palle sul fatto che i falli, l'Argentina che è arrivata in finale fallando. Anche la guardate un po' la Francia cosa ha fatto per arrivare in finale, che tra quarti e semifinale e anche oggi di falli eccessivi non sanzionati né avuti. Praticamente come l'Argentina. Quindi non state a polemizzare su queste cose. E probabilmente a rompere le palle saranno solo quelli che tifavano la Francia. Sono tutti in piedi. Sono tutti in piedi perché vogliono vedere il DS alzare al cielo la Coppa del Mondo. Ecco. Si spengono le luci. E adesso questa cosa ce la godiamo così. Si spengono le luci. Qua dicono anche che la Francia abbia fatto un cambio in più, quindi contro il regolamento, ma non ci interessa, non ci interessa. Adesso vogliamo vedere Messi alzare al cielo la Coppa del Mondo. Vediamo. Le luci si accendono. Eccola la Coppa del Mondo in tutta la sua bellezza. 3 Argentina, 4 Italia, 2 Francia, 2 rimarrete a 2 e dovrete sudarvela questa seconda stella perché adesso, oggi, l'Argentina è campione del mondo. Riprovateci la prossima volta. Ecco la Coppa del Mondo che viene posizionata. La Coppa del Mondo. Datela a Messi che la merita.
Eccole le medaglie. Qua in Qatar ci giocheremo anche la Supercoppa Italia, quindi segnatevi anche quella data, eh. Ricordatevelo. Ci sono le persone che alzano le magliette numero 10 di Lionel Messi. E scusate ragazzi se in questo video in alcuni momenti non parlerò, però l'emozione è tanta e le parole non bastano per descrivere questi momenti. Miglior giovane. Premio del miglior giovane. A chi andrà? Vediamo. Qua ci sono gli arabi intanto. Hal. Sono gli arabi. Qua c'è anche il presidente della FIFA. Che non ho idea di come si chiami. Però non mi interessa. Fantino, ecco, grazie. L'emiro. L'emir. L'emirato arabo. Voglio vedere dov'è Javier. Voglio vedere Javier, Milito, Cambiasso. Voglio vedere gli argentini. Voglio vedere gli argentini. Dell'antica Argentina alzare al cielo quella Coppa del Mondo. Perché dal cielo, dico Armando Maradona, sta guardando questa cosa. Perché ci deve essere qualcosa. Messi raggiunge la Coppa del Mondo con le sue forze, come Maradona, prendendo l'Argentina per mano e portandola fino alla finale. È una cosa meritata. È un obiettivo che Messi è giusto che abbia raggiunto. Ed è veramente fantastico. Qua c'è l'arbitro Marciniak. Ecco, le medaglie anche agli arbitri. FIFA World Cup Qatar 2022. È dell'Argentina, campione, ragazzi. Ricordatevelo bene. Mettetevelo in quella testa e ricordatevi questo giorno, perché questo giorno rimarrà per sempre nella storia. Foto degli arbitri. Giovane del mondo. Di 4. Enzo Fernandez, il miglior giovane del mondiale. Meritato, signori, meritato. Miglior premio come miglior giovane.
prossimo premio. Miglior portiere. Emiliano Martinez, miglior portiere del mondiale. La parata su Colomani, ragazzi, la parata di Stinco. Non so se l'avete vista, una parata difficilissima e non sottovalutatelo, perché questo portiere gioca all'Aston Villa, ma ha fatto un mondiale veramente assurdo, eh. Quindi rispetto. Fa un gesto abbastanza brutto, però. Capocannoniere del mondiale, presumo Pempé, presumo la tartaruga ninja, presumo il numero 10 della Francia, Kylian Mbappé. Raga, io lo rispetto, io sono onesto, io Mbappé lo rispetto perché ha fatto una partita veramente, ha giocato da solo, ha segnato una tripletta, ha segnato due rigori, ha segnato un rigore, ha segnato un gol incredibile prendendola al volo e mettendola sull'altro palo, sul secondo palo che comunque Emiliano la stava per prendere, però ha fatto un Eurogol. Oh, essere capocannoniere del mondiale è comunque un riconoscimento mica male, eh. Chissà che non vinca il pallone d'oro quest'anno. O magari c'è un norvegese. C'è un norvegese che rischia di rubargli anche quello. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vedremo. Rubaglielo, prendendoglielo perché. Sia Haaland che Mbappé stanno facendo cose assurde e di sicuro raggiungeranno in poco tempo i numeri di Ronaldo. Eccolo! Messi! MVP della partita, penso. Inchiniamoci. Doppietta in finale. E non è l'unico premio che alzerà oggi al cielo, ricordatevelo. Piange. Veramente incredibile. La bacia, Messi, baciala quella coppa perché è tua. Ragazzi, io stacco la registrazione perché devo godermi questo momento. Festeggiate, ragazzi, festeggiate perché l'Argentina è campione del mondo e Messi è il miglior giocatore di questa partita. Festeggiate.